Adesso sarai soddisfatto. Meno male che non si è fatto niente. Non mi ero assolutamente accorto di lei. Può capitare. Oh. Certo, può capitare, amico. Non so davvero come scusarmi. È un motoscafo nuovo e lo stavo provando. Mi sono distratto per guardare il contagino. Era sui 6.000. E invece, nella testa di mio fratello, c'è qualcosa che non gira per niente. Insomma, come le posso dire che mi dispiace? Senta, mi faccia una lista di quello che ha perso e glielo farò riavere. Ha un'attrezzatura da sub. Ma qui non servirebbe. Il fondo va giù a precipizio e la visibilità è zero col fango che c'è. Non è possibile recuperare niente. Davvero ci dispiace tanto, mi credo. Io mi chiamo Clint Crockett, se questo la interessa. Clint. E io Karen. Smith. Così, solo Smith? Peter Smith. Piacere. C'è una canoa e sul motoscafo c'è qualcun altro. Maledizione, Stuart, muoviti e va a vedere di che si tratta. Jason, ma tra due minuti saranno qui. È una cosa che ti disturba tanto? Di un po', giochi al volano tu. Boh. Come te la cavi a tennis? Mi arrangio. Giochiamo a tutto qui per passare il tempo. Come va, ping pong? Zero. Mi asciugo un attimo e poi me la batto. Ma neanche per sogno. Sei proprio quello che ci vuole per completare la compagnia. Un tipo in gamba. Carattere forte, si vede subito. E poi le dobbiamo almeno uno spuntino, no? Non vorrei disturbare. Disturbare? Capirei se si trattasse di un vero e proprio pranzo, ma la stiamo invitando a un picnic. La prego di accettare. Allora, vecchio mio? D'accordo. Visto? Signor Smith, le presento mio zio Stuart Martindale, Peter Smith. Molto lieto. Piacere. Cos'è successo? Stavo provando il motoscafo. Non ho visto la sua canoa che si è rovesciata. Però il bagno l'avete fatto tutte e due. Cose che capitano. Il signor Smith resterà a pranzo con noi. Magnifico. Io avvertirò Mabel. Tu dillo a Jason. Appena avrai conosciuto il gran capo, Karen ti accompagnerà nella mia stanza, d'accordo? D'accordo. Ti troverò qualche abito asciutto. A dopo. Dove vai, Clint? Vado a cambiarmi, sono zuppo. Karen,
Che sta succedendo? Scusa, non so, se permetti, Peter Smith e Jason Crockett. Piacere, signor Crockett. Mio cugino Michael Martindale. Salve. Insomma, cos'è accaduto? Beh, Clint, provando il nuovo motoscafo, ha rovesciato la sua canoa e l'ha scodellato in acqua. L'abbiamo invitata a restare a pranzo con noi. Prima però deve cambiarsi. Un momento, prego. Signor Smith, l'ho vista girare sul lago tutta la mattina. E ho visto anche che per ore ha seguitato a fare fotografie. Esatto. Non lo sapeva che non è permesso? Ma andiamo, nonno. Non ne avevo idea. Sui cartelli c'è scritto che questa è una proprietà privata. Per conto di chi lavora? Per conto mio, sono indipendente. Sto preparando un servizio fotografico sugli inquinamenti. Avrà fotografato anche delle rane, eh? Ne ho vista una immensa questa mattina, grossa così. Sono bestiacce orrende che gracidano tutta la notte. È un problema di cui si sta già interessando Grover, lo sai. Signor Smith, ha visto un uomo che percorreva in jeep la costa nord dell'isola? Insomma, adesso volete lasciare che si cambi, sì o no? Grover non è ancora tornato. Sarà qui a momenti. Posso chiamare un attimo il mio editore? Ah, certo, si accomodi. Quando avrà fatto, la presenterò al resto della famiglia. È isolato. Com'è possibile? Non dà il segnale di libero? Niente. Ci sarà un guasto, ma di solito li riparano subito. Kenny, guarda, guarda, l'hanno fatti i ragazzi. Magnifico. Ah, Jenny, questo è il signor Peter Smith, la moglie di Clint, Jenny. Salve, Jenny. Salve. E dov'è Clint? È su che si cambia perché era bagnato. Mi dici cos'è successo? È una storia un po' complicata. Come tutte quelle di Clint. Andiamo, meglio completare il giro. Scusa se ti disturbo, zia. Ti presento il signor Peter Smith. Questa è mia zia Iris. Molto lieta. Piacere. E questo è mio cugino Kenneth Martindale. La signorina Bella Berenson, Peter Smith. Salve. Benvenuto fra le rane. Salve. Io non sono ancora completamente sveglia, ma quello che vedo mi sembra interessante. Venga. Finalmente potrà fare una doccia e cambiarsi. La stanza di Clint e Jenny è la prima destra in cima alle scale. Ok? Ok. E da dove è saltato fuori quello? Mamma, guarda, io ne so quanto te. Ecco, fatto. Pensi che piacerà a papà? L'ho presa questa mattina. È la più grossa che abbia mai trovato da queste parti. Voglio dire, della sua specie, naturalmente. Le farfalle sono di gran moda quest'anno. Sì, fanno molto chic, è vero? Devo metterla al buio. Mi hanno garantito che così non si rovinano. Te l'avevo detto che un weekend qui sarebbe stato unico. Non trovi quasi mostruoso che una donna della sua età corra dietro alle farfalle? Se la diverte tanto, è giusto lasciarla fare. Io, per conto mio, non ho mai avuto la forza di correre dietro a niente. Stavi ammirando quel prezioso quadro? È la maglia che indossavo nella mia squadra di baseball. Vedo che sei stato un campione. Boh. Non me la cavavo male, direi. E Jenny ci tiene a far sapere che ero il miglior battitore della squadra. Oh. Però... esiste un'università di Valley Central? Nessuno l'ha mai sentita nominare. Ma io spero di mandarci anche i miei due figli. Quella è Jenny quando anche lei era all'università. Molto graziosa. Era una delle più belle. E lo sapeva. Guarda, riconosci il vecchio Clint? Eh? Oggi peso esattamente come allora. Neanche mezzo chilo di più. È curioso. Anche Jenny è uguale. Sì, sì, ha solo qualche piccola ruga agli occhi. Ecco tutto. Avanti, forza, ti ho preparato degli abiti asciutti. Vedrai che poi ti sentirai una bomba. Così, così, brava. Là. Bene, bene, bene. Ah, ah. Signor Kenneth, ho un messaggio da parte di suo nonno. Con le parolacce o senza, Charles? Mi ha detto di dirle esattamente
Che diavolo è successo al vostro orologio? Messaggio ricevuto, Charles. Non so come tuo nonno col suo carattere possa aver avuto il successo che ha avuto. Lo sa di non essere simpatico né al pubblico né alla famiglia, ma ci gode un mondo. Com'è molto carino, però. Perché l'abbiamo preso in contropiede. Nessuno porta ospiti il 4 luglio e io porto te, una modella. E per di più, una modella sexy. Soffre in silenzio. E non ammetterà mai la sconfitta. Mai. Bene, pare che la famiglia ci sia quasi tutto. Clint, c'è qualche ragione perché i tuoi rampolli siano in ritardo? Dove sono, Jenny? No, non lo sai bene quanto è sempre difficile strapparli via dalla piscina. Figurati poi con questo caldo. In modo, gliel'ho detto almeno 20 minuti fa di smetterla e di andarsi a cambiare per venire a pranzo. Jenny, non spetta a me insegnarti come devi allevare i tuoi figli, ma ti consiglierei di proibirgli l'uso della piscina finché non avranno imparato a essere in orario. Vedrò di fare del mio meglio. Va bene, ci penserò io, sta tranquilla. Ehi, guardate cosa ho trovato. Guarda, nonno, è un gigante. Non fare lo stupido, Jay. Ma perché? Era mio. Ora basta. Siete tutte e due in ritardo. Andatevi a sedere e silenzio. Comunque avevi ragione. Era un gigante. Io le odio, le rane. Non stanno zitte un momento. Hanno il potere di farti diventare pazza. Non dir sciocchezze, Jenny. Ha visto molte rane sulla riva, signor Smith? Beh, direi di sì. Più del normale, secondo lei? Sì, ma alle volte ci sono delle stagioni in cui si riproducono in eccesso per poi diminuire l'anno successivo. All'aria di un esperto in ecologia, signor Smith. Sì, fino ad un certo punto. Sa, io ho una famiglia impaziente che non può aspettare fino all'anno prossimo. Come potremmo liberarcene subito? Well, it seems like everyone in our family is hung up on frogs. They really do keep us awake every night. Those of us who don't consume a fifth of vodka every night, that is. Which reminds me. How do we get rid of them? Io avevo proposto di versare petrolio lungo le rive. Dovrebbero morire soffocate, no? Sì, ma morirebbero anche un sacco di altri animali e piante. E la mia casa puzzerebbe come una raffineria. Well, I can't sleep. It's not the end of the world, Jenny. Well, it seems so. And with all our technology and all my money, we still can't get rid of these frogs. Interesting, isn't it? Yes, sir, it is. Lei ha qualche idea? Sì, la pregherei di farmi un favore. Dia un'occhiata qua attorno e poi mi dica la sua opinione in modo che io possa calmare questo gruppo di nevropatici. D'accordo. Ci può contare. Bene. Così mi sento meglio. Con addosso la mia roba è un'altra cosa. Congratulazioni. A quanto sembra, lei ha fatto colpo sul nonno. Bene. Buon divertimento. Grazie, a più tardi. Signor Smith, scusi un attimo. Grazie, Michael. Stavo partendo per il mio giro. Le dispiace chiudere la porta? Devo chiederle anche un altro favore. È chiaro che non potrà girare tutta l'isola prima di sera. E non ho nessuna intenzione di farlo. Ma le sarei grato se sulla riva nord cercasse di rintracciare quel certo Grover. È un mio dipendente che stamattina è andato a spargere dei disinfettanti in quella zona dell'isola dove imperano le rane e le zanzare. È mia impressione che invece se la stia spassando con qualche amichetta venuta a trovarlo. Se per caso lo incontrasse, gli dica che lo voglio qui. Senz'altro, volentieri. Vuol prendere un fucile? No, no, grazie. Non credo che lei abbia bisogno di altri trofei. Thank you.
Mabel? No, grazie, non adesso. Su, avanti, fammi compagnia. E va bene, perché no? Ma non lo dica a nessuno. Un brindisi alla famiglia Crockett. Sì. Sai una cosa? Anch'io mi chiamo Mabel. Me l'ero immaginato. Nata e cresciuta a Jackson, Mississippi. Bella. Sì? Troverai sempre una tazza di caffè e i quattro chiacchiere che ti aspettano in cucina, se ti servono. Grazie. Credo che a un certo momento ne avrò bisogno. Mi dispiace, stasera sono di piombo. Ah, è vero, con questo caldo umido si stenta a muoversi. Delizioso quel vestito, sì. L'hai fatto tu? No, non l'ho fatto io, l'ho solo disegnato. È qualcosa di fantastico. Guarda che stiamo parlando del vestito. Queste bestiacce mi faranno impazzire. Non la smetteranno mai? Un po' di pazienza, mi faremo smettere. Papà, ma che cosa sarà successo a Grover? Non sarà annegato in qualche stagno? Se lo sarebbe meritato. Oh, ma è tremendo, che cosa dici? Ci fai sembrare i ricchi senza cuore. Noi siamo i ricchi senza cuore. E avremmo tutti i diritti di esserlo con le tasse che ci fanno pagare. Lo sai, papà, che il governo adesso ci obbliga a mettere un depuratore nella nostra cartiera? Fa parte delle misure di antinquinamento, Iris. Oh, io so solo una cosa, che costa milioni e che per noi sono tutti persi. Dove ha trovato la Jeep di Grover? Alla punta nord dell'isola. E di lui nessun segno? No. Non ne sono sorpreso. Non ti puoi fidare di nessuno oggi, se non è gente che sta con te fin dagli inizi. Sempre isolato? Già. Allora è un guasto importante. Vuol bere qualcosa prima di cena? No, grazie. Posso parlarle un attimo? Senz'altro. È successo qualcosa? No. Manca ancora molto, Mabel? No, pochi minuti. Purtroppo non c'era più niente da fare. Però bisognerà pensare a levarlo da lì. Già. Grazie di averlo detto per primo a me. Ha fatto molto bene. È inutile spaventare gli altri, oggi specialmente. Sì, so che per voi domani è un giorno di festa. Passare il giorno dell'indipendenza con i miei è tutto ciò che mi è rimasto. 15 anni fa la natura mi ha giocato un brutto tiro, immobilizzandomi così. Abbiamo 4 compleanni in luglio. Il mio, di Karen,
di Stuart e di Michael. E li festeggiamo tutti il 4 luglio. E voglio che continuiamo a farlo. All'isola. Le faccio fin d'ora i miei auguri, signor Crockett. Capisco che per lei è molto importante. Se non riesco a raggiungere il villaggio, mi farò riportare indietro. Attraversare il lago? No, resti qui fino a domattina. E quel disgraziato? Roba da non crederci. Guardi. Bisogna ucciderlo. Nessuno si muova. Charles, portalo fuori. Si può sapere che cosa stiamo aspettando? A tavola. Che picchiano alle finestre, serpenti sui candelabri. Non direi che sia del tutto normale, signor Crockett. Non è il caso di preoccuparsene. Farò in modo che le autorità spargano qualche veleno. Non ne dubito, certo. Ma eliminerà anche molti animali innocui. Signor Smith, ecco qual è il punto dove non andiamo d'accordo. Io credo ancora che l'uomo debba dominare la natura. E che non possa vivere in armonia con essa? Lei la chiama armonia, tutto quel fracasso lì fuori? So che la stupirò, ma se fosse invece la natura che vuol prendersi la rivincita su di noi? Sciocchezze. E allora lei come lo spiega? Non c'è che aspettare e vedere. Devo passare la giornata a preoccuparmi che i bambini non disturbino il monarca, il che invece accade in continuazione. Family. Boy, they don't like me. You. You're out drinking in that speedboat all day and all night. Well, I hate it. È un paio di settimane all'anno. Sì, signore, no, signore, come in caserma. Quello che conta è solo lui. Ma io non esisto. Non dovrebbe venire prima tua moglie. Jenny, sta bene a sentire. Ho detto sta bene a sentire. È chiaro che il vecchio non vivrà in eterno. E questo per noi vuol dire $1,000,000. Si tratta di giocar bene le nostre carte. Io non credo proprio che ce la... Devi solo startene zitta. Peter. Salve. Tutto bene? Certo. Sto prendendo un po' d'aria. Jenny non ha torto. Queste rane possono essere ossessionanti. Stasera mi sembra tutto diverso qui. Qui deve sembrarle tutto strano sia di giorno che di notte. Da quant'è che se ne occupa? Di che? Di fotografie. È l'unico lavoro che abbia mai avuto. Lavora sempre all'aperto? Ogni volta che posso. Le piacerà, immagino. Sì, è vero.
E perché? La possibilità di viaggiare. Vedo molti posti. Conosco molta gente. Nessuno mi dà ordini. Non ho responsabilità. Insomma, sono libero. Di chi ha parlato col nonno questa sera? Niente di importante. Avete chiuso la porta? Ce n'era bisogno? Quando è tornato con la Jeep, ho capito subito che era successo qualcosa. Avanti, di che si tratta? Insomma, che cosa sta accadendo che secondo il nonno il resto della famiglia non deve sapere? Non ne ho la minima idea. E va bene. Sta diventando troppo umido, io rientro. Lei viene? No, no, vada pure, ci vediamo domani. D'accordo. Notte? Notte. Tanti auguri, nonno. Buon compleanno, nonno. Grazie, bambini. Siete pronti a godervi la festa? Quando li faremo i fuochi artificiali? E i murtaretti? Quando farà buio. Dopo il pranzo, la torta, eccetera. Siete grandi abbastanza per saperlo. Su, avanti, che fate lì? Andate a giocare. Ok. Un altro anno è passato, signor Crockett. Ed è un altro giorno di festa qui per tutti. Grazie, Mabel. Un anno che è finito, un altro che comincia. Charles si sta occupando degli addobbi? Ah, naturalmente. Nessuno ha visto Clint? Sarà certo in giro a correre per tenersi in allenamento. Non è più come all'università, eh? Il guaio è proprio questo, invece, che è esattamente come a quei tempi. Jenny, perché non dai una mano anche tu in casa? Sai, gli addobbi e il resto. Grazie, nonno. Mi fa piacere. Qualcosa mi dice che oggi è il 4 luglio. Oppure che sono sbarcati i marziani. Grazie a Dio non sono arrivati prima delle 8. Devo confessare che per me le 8 sono l'alba. Ha dormito bene, signor Smith? Molto bene, grazie. Le serve qualcosa? No, grazie. E allora esco. Oh, ho tanto di quel da fare. A più tardi. Benvenuto in un altro giorno della famiglia Crockett. Ancora un po' di caffè? No, grazie. Lo sa che stavo per venire in camera sua ieri sera. E perché non l'ha fatto? Il pavimento scricchiolava troppo. Mi dispiace che suo nonno non tenga i pavimenti in migliori condizioni. È stato bello ieri sera qui fuori. È piaciuto anche a me. Signori, sono pronto a sfidare chiunque. Ehi, Smith! Non è qui. E dov'è? Ma... Michael, smettila di piantare paletti e raccogli la mia sfida. No. No, non mi va. Dai, avanti. Vieni. Non maltrattarmi, eh? Il gioco consiste nel salire sul tronco. Restarci, mettere il braccio sinistro dietro la schiena, così. E poi non c'è altro da fare. Bravo. Là. Forza, Michael, dagliele. Va all'inferno. È inutile, sono troppo forte.
Ti sei persa lo spasimante? Potessi perderlo io. Che cosa ne diresti di una sfida tra noi due? Non è il tipo di gioco che preferisco. E quale sarebbe il tuo genere? Roba che non è per te. Diciamo qualcosa di più impegnativo e sofisticato. Provami. Non credo proprio che ne valga la pena. Signor Crockett, buongiorno e molti auguri. Ah, grazie. Ha fatto colazione? Sì, certo, grazie. Hey, Smith, ti va di giocare a qualcosa? Lascia stare, devo parlargli. Va bene. Se a lei non dispiace, vorrei lasciare l'isola, signor Crockett, perché ho urgente bisogno di telefonare. Michael, prendi subito la jeep e va a controllare la linea telefonica. Va bene, nonno. Signor Smith, qual è in realtà la sua idea? Vuole dirne? Mi spiace rovinarle la giornata, ma secondo me bisogna provvedere per quel cadavere. E poi le dirò che per conto mio lei qui ha già esagerato con le sostanze tossiche e non so ciò che potrà accadere. Venga, signor Michael. Vedrà che le servirà. Grazie, Mabel. Thank you.
Poi quest'anno potremo giocare anche al volano. Ho comperato una rete nuova e 4 magnifiche racchette. Oh, Kenneth, per favore, va nella serra e prendimi delle gardenie. E anche qualcuna di quelle piccole orchidee, sai, quelle di color verdino pallido. Io non ho proprio tempo e Mabel non ne capisce niente. Oh, un papiteo glaucus. Vado a prendere la retina. Ma che fortuna! E io colgo le orchidee. Senti, Kenneth, ti faccio vedere il mio nuovo colpo al volo. Non ho tempo. Dai, Kenneth. Ma lasciami in pace, papà. Avanti, che cosa aspetti? Mostrali che ci sai fare anche tu. Io non devo mostrare niente a nessuno. Bella figura, non sei capace di metterti un po' in vista in nessun modo. Allora vediamo, potrei arrampicarmi in cima a un albero. Oppure potrei accalappiare 10.000 rane in un giorno. O magari offrirmi per giocare a scacchi col nonno. Ma non lo farai. No, non lo farò. Da dove incominciamo? Oh, che ha detto? Gardenia. Io ne so ancora meno di Mabel. Mi dispiace, ma questo è il tuo ultimo pasto a spese dei Crockett. Scusa, nonno. Non so se vuoi cominciare i giochi. Non tutti sono presenti. Però di solito a quest'ora si comincia sempre. Chi è che manca? Michael e chi altri? Iris è andata a caccia di farfalle, mezz'ora fa circa. Kenneth ha detto che andava nella serra a prendere dei fiori. Karen, va a vedere se è in casa. E se c'è, digli di venire subito qui. Va bene. Vedrai che Iris non tarderà molto. E siccome io non sono di questa opinione, valla a cercare. Così? Piano. Certo. E là. No. Un momento, questo è un gioco dove bisogna essere decisi. Va bene, non lo farò più. Maestro. Fidati di me, sei in buone mani. E hai della stoffa. Charles, hai visto Kenneth? Beh, circa un'ora fa ha detto a Mabel di preparare qualche vaso da fiori. Ma com'è possibile? Il nonno sta diventando nervoso. Lei ha visto Kenneth? No. Ma com'è? Ancora non funziona? Insomma, che sta succedendo? Non lo so. Il suo nonno sta diventando sempre più nero. Credevo che lei fosse l'unica capace di tenerlo buono. No. Sì, ma c'è un momento in cui non riesce neanche a me. E quindi è meglio che trovi Kenneth, sennò saranno guai. Forza. Al lavoro.
No, no, colonnello. Che cosa? Che cosa vede? Che sta accadendo? Clint! Portami via, ti prego. Clint, tieni buona tua moglie. Sta succedendo qualcosa di orribile qui. Smettila e basta. Signor Crockett, io so quanto è importante per lei questo giorno. Lei non sa un bel niente. Andremo avanti col programma che ho fissato come sempre e come sempre ho fatto in tutta la mia vita. Niente me lo impedirà. Ormai non c'è più niente da fare. No, no, no! È morto! È morto! È morto! È morto! Chi è morto? Kenneth! Mio Dio, lo sapevo! Ne è certa, e come? Sì, è morto, signor Crockett. La serra è piena di bottiglie rotte che contenevano veleno. È certo rimasto asfissiato. Karen, portami in casa. Clint, mi serve il tuo aiuto. Se posso esserle utile, disponga pure di me, signor Smith. Grazie, Charles. Perché io voglio così e lo vuole anche il nonno. Ma allora non li facciamo più i giochi, mamma. Andate in camera e giocate lì. Ma come sarà stato? Non lo so, Charles. Dove possiamo metterlo? Venga, ci penso io. Ha ha ha.
Grazie, Mabel. Ascolta, nonno. Nonno, secondo me noi dobbiamo assolutamente andarcene di qui. E Michael? Iris e Stuart? Prima cerchiamo aiuto e poi vedremo che cosa... Ascoltatemi bene tutti. Io sono desolato quanto voi per quello che è accaduto. Ad ogni modo avremo tempo per decidere che cosa si può fare. Tempo, tempo, ma perché vuoi aspettare ancora? Perché io non vedo... niente deve interferire col mio programma di oggi. Niente, ho detto. Un anno finisce e un altro comincia, come è sempre stato e sempre sarà. Sempre? Che cosa vuol dire sempre per lei? Le sue opinioni non mi interessano. Peter, ci aiuti lei. Noi non sappiamo che cosa fare. Io lo so perfettamente. Non ho alcun dubbio. Non è certo per un morto, un incidente, che dobbiamo abbandonarci al panico. Due morti, signor Crockett. È meglio essere precisi.
Come due? Chi è l'altro? È Grover. L'ho trovato ieri. E perché non ce l'ha detto? Perché ho ritenuto che non fosse il caso di guastarvi la giornata. La sua giornata? Ma com'è stato? Era in uno stagno, morso da un serpente. Secondo te questo è un altro incidente? Un'altra coincidenza? Kerem e tutti voi altri, la conversazione è chiusa. No, signor Crockett. Senta, io non so cosa stia succedendo qui e se sta succedendo anche altrove. Ma saremmo dei veri cretini se non ci rendessimo conto che siamo in un grosso guaio e che dobbiamo affrontarlo tutti insieme. Sono pronta a fare quello che dici tu, dato che mi sembri l'unico con un po' di buonsenso. Anzitutto cercheremo Iris, Stuart e Michael, anche se sono convinto che non li troveremo. Vivi, perlomeno. E poi, che li troviamo o meno, lasceremo questa dannata isola. Non c'è altro da fare. Prenderemo il motoscafo con la canoa a rimorchio. E lasceremo questa casa vuota senza nessuno? Non credo davvero che ci sarà molta gente che se ne accorgerà, signor Crockett. In tutto il giorno non si è vista una sola imbarcazione sul lago. Credi che dovunque stia accadendo la stessa cosa, Smith? Non lo so, ma è meglio che ce ne andiamo tutti assieme. Non sono d'accordo. E sono io che do gli ordini qui, non lei. A me lei non dà proprio nessun ordine, signor Crockett. E io ho assolutamente deciso di andarmene da quest'isola. Da sola, per conto mio, con qualcun altro, ma voglio andarmene. Nessuno le proibisce di fare le valigie. Signor Crockett, domando scusa, ma credo che il signor Smith abbia ragione. Dobbiamo andarcene tutti assieme. Che vorresti dire? Ti permetti di contraddirmi? Appena c'è una piccola difficoltà, volete battervela. Signor Crockett, questa non è una piccola difficoltà. Deve rendersene conto. Io mi rendo conto di chi è fedele e di chi non lo è. Comunque va bene. Now if you want to go, both of you will go. Allora? Forse voi qui in questo paradiso terrestre non ne siete ancora informati. Ma in America già da parecchio tempo la gente può prendere liberamente le proprie decisioni. Crockett, io spero per il suo bene che lei cambi idea. Signor Crockett, volete andarvene? E allora andatevene, fuori! Fuori tutti e tre, via! Clint. Eccomi. Portali a terra e lasciali lì. Da un'occhiata in giro e poi torna immediatamente. Va bene, d'accordo. Signore e signori, si parte tra 5 minuti. Grazie. Le sono molto grata della sua ospitalità, signor Crockett. E la ringrazierò anche per posta, appena rientrata nel mondo civile. Dovrà affrontare una dura battaglia, signor Crockett. Meglio che ci si prepari per tempo. Accidenti sei?
Peter, non so, possiamo aiutare in qualche modo? No, grazie. Un momento, sapete usare un'arma per caso? Io no, di certo. No, non ne ho mai toccata una. Karen, sia pur tenendo conto delle circostanze straordinarie, non si potrebbe mangiare qualcosa? Ma certamente, nonno. Anzi, anche i bambini avranno fame. Cosa vorresti? Esattamente il menù che era stato fissato, a cominciare dai cocktail. Uno sherry per me. Bene, nonno. Come mai Clint non è ancora di ritorno? È strano. Dipende dal numero di birre che ha portato con sé. Sì, è vero. Della benzina da qualche parte? Sì, nel magazzino. Quando mi hanno visto, si sono subito sparpagliate. Con grande intelligenza, vero? Le rane pensano, i serpenti conoscono la strategia. Insomma, il loro cervello è come il nostro, va bene? Dove sono mamma e papà? Dov'è la mamma, Karen? Papà non è ancora tornato col motoscafo e la mamma è uscita un attimo. Io però non l'ho vista. Mamma! Aspetta! Guardi. Ora basta. Bisogna che andiamo. Venga. Karen, dove sono? Perché là non c'è papà? Non lo sappiamo, cara, ma li troveremo. Come facciamo ad andarcene? Presto. Non aver paura, Tina.
Come tante galline impaurite. Senti, nonno, il motoscafo è in mezzo al lago, ma non c'è nessuno sopra. È vero, signor Crockett. È abbandonato. Bisogna che ce ne andiamo. I Crockett rimangono. Con tutto quello che sta succedendo, a te importa solo di non lasciare la casa, vero? Io rimango e rimani anche tu. Ma non ti rendi conto? Io lo faccio per i bambini e anche per te, nonno. Karen, chi decide in questa casa sono io. E se tu vuoi disobbedirmi, fa pure. Però pensavo che almeno tu fossi diversa, che avessi il carattere, il fegato dei Crockett. Ma se vuoi andartene, vattene. Andatevene tutti al diavolo. Questa è l'ora della prova. Saprò se siete con me o contro di me, è chiaro? Ma lei come farà? Si preoccupa per me? Le sono molto grato, ma è inutile. Mi arrangerò benissimo. Posso entrare in ascensore da solo e anche salire sul letto, dove andrò subito perché voglio farmi una bella dormita. Posso prendere un fucile? Te lo prenda. E se lo tenga. Buon compleanno, vecchio Crockett. Auguri. Andiamo. Addio, nonno. Nonno. Allora attenti, adesso faremo una specie di gara di corsa. Quando dirò via, correrete diritti fino al pontile, sì. Va bene? Allora intesi. Siete pronti? Attenzione, via! Niente, cara, niente. Cerca di stare in mezzo. Ok. Tienti ai bordi. Va bene. Piano, ragazzi. Che è successo? Ci siamo arenati. Dannazione. Peter. Sta attento. Peter!
Non c'è nessuno. E dove sono? Adesso vedremo, intanto andiamo. Su, avanti. Andiamo. Ha bisogno di qualcosa? Può darci un passaggio, signora, per cortesia? Come no, salite pure. Grazie. Venite! Un guasto alla macchina? No, vari contrattempi. Grazie di essersi fermata. Di niente. Noi stiamo andando a Jefferson City. Sono stata a prendere mio figlio a un campeggio. Io sono Bobby. E io Tim. È da 3 ore che viaggiamo su questa strada ed almeno un'ora non abbiamo incontrato anima vivente. Le dirò, mi sembra molto strano che tutti si siano chiusi in casa proprio in un giorno di festa. Guardate cosa ho preso. Al campeggio ce n'era un'infinità. Mai vista una rana così grossa.
fermoli. Pronto? 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 Ma come può essere? Ha suonato! Mm-hmm.